I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno segnalato un soggetto ritenuto responsabile dell'indebita percezione di finanziamenti comunitari nell'ambito della politica agricola comune ed eseguito un decreto di sequestro preventivo ai fini della confisca del valore di circa 200.000 euro. L'attività di polizia economico-finanziaria eseguita dalle Fiamme Gialle della tenenza di Capodorlando ha disvelato una truffa posta in essere dall'amministratore di una società agricola in pregiudizio del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo Sviluppo Rurale, che nelle campagne dal 2017 al 2021 aveva introitato risorse comunitarie non spettanti per un importo totale di circa 190.000 euro oggi sottoposti a sequestro. L'amministratore della società agricola, attraverso molteplici stratagemmi, aveva indicato nelle domande uniche di pagamento inoltrate all'ente pagatore, AGEA, terreni di proprietà della regione siciliana in realtà mai concessi, terreni di proprietà di soggetti totalmente ignari, nonché terreni contrattualmente destinati al Pasci Pascolo, fattispecie che normativamente non consente di richiedere contributi. In considerazione dei gravi elementi indiziari raccolti, l'amministratore della società agricola è stato deferito all'autorità giudiziaria per reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. Nella giornata della Marina Militare, una rappresentanza del gruppo ANMI di Catania, ammiraglio Antonino Toscano, ha partecipato presso la Capitaneria di Porto alla cerimonia dell'alzabandiera e alla lettura dei messaggi del Ministro della Difesa Guido Crosetto e del Capo di Stato Maggiore della Difesa Ammiraglio Cavo Dragone. Nell'occasione il Comandante della Direzione Marittima di Catania, Contrammiraglio Antonio Ranieri, ha consegnato al personale dipendente diverse onorificenze. A seguire i gruppi ANMI di Catania e dei Cereali si sono recati presso il Monumento ai Caduti del Mare di Catania per commemorare l'impresa coraggiosa di due piccole imbarcazioni della Marina Militare, MAS 15 e MAS 21. La celebrazione ha avuto inizio con l'alzabandiera seguita dalla deposizione floreale al monumento, dalla lettura dell'impresa di premuda del 10 giugno 1918 a cuore del consigliere Daniele Loporto, che in questa occasione ha sostituito il presidente cavaliere Michele Russo, e dalla lettura del messaggio del Ministro della Difesa Guido Crosetto. Il socio Enzo Saetta ha quindi recitato la preghiera del marinaio. Un pensiero è stato rivolto alla figlia dell'eroico ammiraglio Luigi Rizzo, Maria Guglielmina Rizzo Bonaccorsi, scomparsa nei giorni scorsi e aveva compiuto 100 anni pochi mesi fa. Alla cerimonia ha preso parte il comandante Mario Dolci, già consigliere nazionale, e una rappresentanza dell'Associazione Nazionale Volontari di Guerra. I carabinieri della stazione di Catania di Piazza Dante hanno portato a termine un'efficace azione di contrasto allo smercio di droga in Piazza Federico di Svevia, cosiddetta Castellursino, al termine del quale hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 23enne catanese. A riguardo, da una dettagliata attività info operativa portata avanti dai militari dell'arma, era infatti emerso come un pusher fosse particolarmente attivo in quell'area, garantendo ai suoi clienti la costante presenza a bordo di una BMW. Il giovane in particolare è stato subito annotato da una pattuglia dell'arma all'interno dell'abitacolo del predetto SUV parcheggiato al margine della carreggiata, con un atteggiamento guardingo probabilmente in attesa di iniziare le consegne. Non appena il ragazzo ha realizzato i carabinieri, anziché proseguire, hanno accostato l'auto alla sua, ha iniziato ad evidenziare una particolare agitazione. I militari, quindi, dopo averlo fatto scendere dall'auto, lo hanno identificato per un 23enne catanese e subito perquisito, trovando negli slip una busta in cellofan trasparente termosaldata sottovuoto contenente hashish per un peso di 29,45 grammi. Tuttavia, gli investigatori erano certi vi fosse altro, quindi hanno continuato a cercare anche sul mezzo ed in effetti il grosso della fornitura lo hanno trovato all'interno del veicolo, dove era nascosta un'altra busta in cellofan trasparente termosaldata contenente marijuana, per un peso di circa 112 grammi, oltre a 70 euro. Tutta la droga e il denaro considerato ricavato dello spaccio sono stati sequestrati. Il 23enne arrestato è stato invece messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha poi convalidato l'arresto. Prosegue la campagna dell'Arma dei Carabinieri per diffondere la cultura della legalità tra giovani e giovanissimi, come parte integrante della strategia di prevenzione attuata a livello nazionale. Un progetto, quello degli incontri con i ragazzi, in cui i più giovani hanno la possibilità di confrontarsi direttamente con i militari dell'arma, affrontando tematiche d'attualità per contribuire a sviluppare in loro una coscienza civica. L'iniziativa ha interessato questa volta i giovanissimi alunni dell'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II di Gravina di Catania, che negli ultimi giorni di scuola, accompagnati dagli insegnanti e referenti del progetto Legalità, hanno visitato la caserma della Compagnia Carabinieri di Gravina di Catania.
ad accoglierli, oltre al comandante capitano Riccardo Capodivento, i militari della stazione e del nucleo operativo aeromobile, che con grande professionalità e competenza hanno parlato agli alunni dei compiti attribuiti all'arma, mostrando poi come si svolge in concreto la vita di caserma. Dopo una breve introduzione e descrizione dei vari uffici che ci sono all'interno del comando, gli studenti hanno potuto vedere da vicino una gazzella, la tua vettura in dotazione a servizio di pronto intervento dell'arma, munita di sirene e lampeggianti, e guidata da militari abilitati alla guida sicura in caso di emergenza. Dopo la visita è proseguita mostrando gli ambienti principali della stazione dei carabinieri e nell'occasione è stato affrontato il tema del rispetto delle regole e delle leggi, al fine di instillare nelle nuove generazioni il senso civico di responsabilità e di appartenenza alla società, in un'età in cui la formazione del rispetto delle norme gioca un ruolo cruciale. Ai ragazzi è stata poi spiegata l'importanza di rivolgersi sempre ai carabinieri in caso di pericolo, mediante l'utilizzo del numero unico di emergenza 112, mostrando nel concreto il compito dell'operatore dell'arma addetto alla centrale operativa, impegnato a gestire le pattuglie presenti sul territorio e le richieste dei cittadini bisognevoli di aiuto. L'incontro, che ha riscosso notevole interesse da parte di ragazzi e insegnanti, testimonia la possibilità dell'arma alle nuove generazioni, indispensabile per rafforzare il messaggio che la legalità, il rispetto reciproco e la sicurezza sono valori condivisi e fondamentali per la crescita di una società più giusta e consapevole. Su delega della Procura della Repubblica di Catania, i carabinieri della stazione di Acicatena hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 22enne di Acicatena per reato di rapina aggravata. I fatti che hanno dato origine all'emissione della misura si sarebbero verificati nel pomeriggio del 15 marzo scorso all'interno del parco pubblico di via Gannelli di Acicatena. Nella circostanza la vittima era stata avvicinata da un giovane a lui sconosciuto che improvvisamente, dopo essersi avvicinato a piedi, provava a prendergli il telefono cellulare che aveva nella tasca anteriore dei pantaloni. Subito il ragazzo aveva trovato la forza di reagire opponendo resistenza all'aggressore che, fermo però nel suo intento, dopo averlo colpito con violenza sulla schiena, si impossessava comunque del telefono del malcapitato allontanandosi a bordo di un'auto. In tale frangente, tuttavia, la vittima è riuscita ad ascoltare chiaramente il nome dell'aggressore pronunciato dall'autista del veicolo, probabilmente suo complice, che lo aveva chiamato per attirare la sua attenzione e farlo salire velocemente a bordo. Tale ultimo elemento, unitamente a una dettagliata descrizione fisica del rapinatore, hanno permesso agli investigatori di articolare una serie di accertamenti e riscontri che hanno portato a restringere in poco tempo il cerchio intorno all'aggressore. Le serrate indagini finalizzate a risalire all'identità del rapinatore hanno ottenuto determinanti riscontri sia dall'analisi delle acquisizioni informative che successivamente dal suo profilo social. La ricerca del nominativo dell'indagato sul web, infatti, e l'esame dei suoi contenuti multimediali hanno consentito alla giovane vittima di riconoscerlo senza alcun dubbio. Il quadro di elementi così raccolti, tutti concordanti e chiaramente riconducibili alla figura del 22enne, hanno portato i carabinieri di Acicatena a cercare di rintracciarlo nell'ambito delle sue amicizie e della famiglia. Il 22enne, sentendosi ormai braccato, si è poi presentato spontaneamente in caserma, dove ha consegnato ai militari dell'arma il telefono rubato, corrispondente per marca e codici identificativi, ma privo di scheda SIM. Le istanze investigative hanno quindi permesso a questa Procura della Repubblica di chiedere e ottenere dal GIP del Tribunale Ateneo l'emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del 22enne. Dopo quella del nuovo direttore sportivo Daniele Faggiano, si aspetta una notizia più attesa, riguardante il nome della conduzione tecnica del Catania. Se le impressioni raccolte dovessero essere giuste, la società di Piazza Spedini ufficializzerà Domenico Toscano quale nuovo allenatore degli Etnei per la stagione 2024-2025. Toscano, originario di Cardeto in provincia di Reggio Calabria, ha condotto con mano sicura il Cesena in Serie B nella stagione da poco conclusa, aggiudicandosi anche la Supercoppa tra le tre vincitrici dei gironi. Per Toscano a questo punto sono ben 4 le promozioni in Serie B, a partire da quella ottenuta nella stagione 2011-2012 con la Ternana, passando per Novara e Regina, fino ad arrivare al Cesena. A questo già ricco palmarès bisogna aggiungere 2 Supercoppa Serie C Lega Pro, una promozione in prima divisione Lega Pro e un'altra in seconda divisione Lega Pro. Altro riconoscimento individuale è l'assegnazione della panchina d'oro prima divisione nella stagione 2010-2011.